siamo in via Giulio Cesare, una delle vie più colpite di Sciacca per quanto riguarda appunto l'alluvione, a 48 ore dall'evento. Questa è la situazione. C'è un pizzico, forse anche di più, di rabbia da parte delle tante attività di questa zona che si sono sentite abbandonate a loro stessi. Siamo in via Giulio Cesare, voi avete la vostra attività, che danni avete avuto? Danni dappertutto, fango dappertutto. Avevo il furgone parcheggiato qui sulla mia sinistra e era a metà tutto sommerso d'acqua, avevo accesso la varia, già pane, avvitatore, era tutto pieno di fango. Diciamo che tra i colleghi che ci sono qui in via Giulio Cesare, tra le altre attività, lei è uno dei migliori, nel senso ha riportato danni? Ho portato danni, sì, ma alla fine rispetto agli altri sono stato più fortunato perché sono nel punto più basso. Loro hanno gli altri colleghi qua di fronte hanno avuto danni superiori a quello mio. Quando era a casa e vedeva la furia del Can Salamone, ovviamente ha capito che poteva essere colpita la sua attività, cosa ha pensato? Non avevo nulla che pensare, sono rimasto a casa, cosa succedeva. Avevo qua un vicino di casa che mi mandava video in diretta e vedevo che il furgone era sommerso di acqua e il negozio pure. C'è un pizzico di rabbia, è venuto qualcuno a chiedervi se avevate bisogno di qualcosa? No, non è venuto nessuno, da ieri, oggi, non c'è una pala meccanica a ripulire tutta la zona. Non si è visto nessuno. Vi sentite abbandonati? Sì, abbandonati a noi stessi. Ci aiutiamo con le nostre forze e andiamo avanti. Signor Maurizio, lei ha un'officina qui proprio, in via Giulio Cesare. Non è la prima volta? No, sono già quattro volte che ho subito questo danno del genere. Ma come ora non mi è successo mai. E ho avuto il danno nel 92, del 2016, del 2018... Ma quello che è successo oggi, proprio ieri, non è mai capitato. Il fango proprio è allucinante. È inutile che loro hanno detto che hanno pulito il San Salamone. L'hanno peggiorato. Perché io sono nato qui di questa zona, avevo 14 anni quando bazzicavo questa zona. E il ponte che hanno fatto là dove c'è la rotonda non era così basso. Era d'altezza minimo 12 o 13 metri di altezza, ora hanno fatto un bunker, che dove se ne deve andare l'acqua? No, è impossibile andarsi l'acqua di questo piccolo buco. Tra mercoledì e giovedì notte, quando insomma si è capito che il Can Salamone faceva di nuovo sul serio, lei era a casa, cosa pensava? Io cosa ho pensato? Per dirti la verità, io neanche mi sono mosso da casa perché so quello che si vede e mi vengono i brividi solo a sentire il rumore dell'acqua che fa un rumore pazzesco. Parono delle fontane che si aprono proprio a spaventare. Comunque se il comune non prende un provvedimento di questa zona ci scapperà il motto, il primo, il secondo e il terzo motto ci scapperà sicuro. Ci sono stati tanti amici che sono venuti ad aiutarla. Lei si sente solo però? Io mi sento solo, però avendo un'officina di moto, ho un mare di amici e mi sono venuto ad aiutare giorno e notte. Lo posso dire forte e adagio. Ma il comune non è venuto nessuno a fare dei lavori qua immediatamente. Che qua ci sono persone che sono senza acqua, senza luce, senza niente. Ma così si lascia la gente, io non ho capito. Io che ho amici, mi hanno aiutato, o bene o male sto sistemando il mio lavoro per riattivarmi di nuovo, però non si sanno i danni che ho fatto. Sì, ci voleva magari la visita del sindaco, magari per darle la mano. Questo era importantissimo, se il sindaco magari avvicinava qua a dire vi daremo una mano di aiuto, era importantissimo, non è che lei se ne leva le mani, aiutiamoci tutti, ma a chi ti devono aiutare? Ognuno per sé pensa, è Dio per tutti. Lei oggi è ancora sconfortato perché da soli state ripulendo quella che era la sua attività? Da due giorni e ancora ce n'è un'altra settimana. Si sente solo? Certo. Se poteva servire magari anche solo la visita da parte delle istituzioni? Non ci interessa niente a nessuno, ci interessano solo i monumenti a Sciacca, poi le strade che fanno schifo non ci interessa, è tutto quello che succede. Cosa pensava quando era a casa nel frattempo? Che siamo in un paese turistico, più fango di così si muore. Signor Ciaccio, che danni ha riportato la sua attività?
notevoli, si è distrutto quasi tutto. Il magazzino di giù è completamente andato, tutto il materiale che c'era nuovo là dentro era degli impianti, dei macchinari a stoccaggio per dovevamo andare a installare. Si sono persi tutti, non si è recuperato, non si può recuperare nulla. I suoi vicini dicono chi ha avuto i danni dice che si sente solo, anche lei. Guardi, solo, sì, è vero, non è che ci possiamo aspettare che domani mattina viene qualcuno e ti dà una mano, però mi aspetterei che di lì a un po' di tempo vediamo un attimino se possiamo dare una mano alle imprese, ai privati, per vedere di rimetterli in piedi, perché poi le imprese dobbiamo capire che comunque sono quelle che danno lavoro, che, quindi darci una mano a ripartire non sarebbe male. Darci una mano anche però nell'immediato, farci pulire le vasche dell'acqua, farci portare l'acqua, che sta finendo pure l'acqua, rendere le strade quanto più possibile fruibili. E noi abbiamo già all'interno sistemato quasi l'ufficio, un'altra sala là dentro abbiamo già pronta a lavorare, i computer sono ripartiti, siamo pronti ad andare, ma se devo ricevere delle persone, che ho dei lavori comunque per i quali ho bisogno di ricevere delle persone, non li posso fare venire, come li faccio come posteggiano, si rompono le gambe. La sua attività è stata danneggiata anche nel 2016? No, guardi, io nel 2016, poi nel 2018, siccome innanzitutto non c'è stata tutta questa precipitazione così importante, perché sappiamo che dai numeri è stata forse in assoluto la più importante negli ultimi anni, non so in quanti anni, quindi dicono che ha fatto la totalità della pioggia dell'anno scorso, e quindi sono, in pochissimi giorni sono dei numeri importantissimi. Quindi ovviamente ha fatto molti più danni. Le altre tre eventi che ho subito con le mie attività, eravamo già attrezzati a questo, quindi voglio dire, giù avevamo le porte stagno, toglievamo un po' d'acqua e via, cominciamo a lavorare. Stavolta invece, visto l'evento eccezionale, è saltato un muro delle fondamenta, che era in comunicazione col mio magazzino, e quindi l'ho riempito e c'è stata un'esplosione d'acqua all'interno, una bomba d'acqua, ho buttato tutto fuori, ha distrutto tutto quello che c'era lì. Ci crede nella possibilità dei risarcimenti, visto che ancora non sono arrivati neanche quelli delle scorse alluvioni? No, io a questo purtroppo non credo, magari ci mentiranno, me lo auguro, però non ci credo. Ci sono delle persone che io conosco che hanno avuto l'attività pure distrutta nell'ultimo 1 o 2 alluvioni e so per certo che ancora non hanno avuto nulla. Con la nostra forza ci siamo messi sopra di nuovo a lavorare, quelle persone stanno lavorando, hanno lavorato fino a ieri, però poi con quello che è successo anche questa volta hanno avuto danni irreparabili e non hanno avuto niente. Quindi come posso credere? Crede solo nella sua forza. Questo è quello su cui conto, mia, della mia famiglia, degli amici. Io ho avuto pure qua gli angeli del fango che mi hanno aiutato, delle giovani universitarie, i compagni delle mie figlie, sono qua, mi sono sbracciati e sono attesi a lavorare. Questo è quello che mi fanno piacere, la solidarietà di alcuni commercianti, colleghi, alcuni amici, che veramente... E poi basta. Finora basta, però può essere che abbiamo torto.